Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna da domani fino all'8 settembre il Mercoledì degli Artisti. Il centro storico di Fano si trasformerà in un grande palcoscenico con decine di appuntamenti dedicati alla musica, al ballo, alla poesia e alla recitazione. L'iniziativa, che rientra nell'ambito di Fano en plein air in collaborazione con i locali fanesi e l'Orchestra Sinfonica Rossini, vedrà coinvolti in questo primo appuntamento diverse attività con spettacoli dal vivo. Un'iniziativa nata durante la pandemia per volontà prima del sindaco, poi dell'assessore al turismo Etienne Lucarelli, quella di aiutare un po' gli artisti, i professionisti del nostro territorio che appunto sono stati tra i penalizzati di questo periodo. Quindi seconda edizione, ripartiamo con uno zoccolo duro di locali che organizzano autonomamente attività musicali e sono il Senza Tempo, il Monna Lisa e i due locali di Piazza 20 Settembre, Bardin e Degusteria. Loro comunque organizzano queste attività e il Comune si mette attraverso l'Orchestra Sinfonica Rossini e il proprio ufficio stampa a disposizione per promuovere questa attività. Ad essi si aggiungono già da questo primo mercoledì 9 giugno la Mandria e il Curcuma Caffè. E poi, come l'anno scorso, sarà un'iniziativa che crescerà durante l'estate con le adesioni dei vari locali e il supporto, appunto, come detto, del Comune. Per tutti i locali l'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 20:30. Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina Facebook del Mercoledì degli Artisti. Tutti i mercoledì nella città di Fano, in quei luoghi dove le varie attività economiche hanno preso spazi a cielo aperto, rendendo la città più bella, saranno realizzate tante attività musicali, poetiche, insomma artistiche, per dare valore agli artisti locali, ma anche per dare così seguito alle richieste dalle attività economiche, fare in modo che le persone possano partecipare alla città e vivere questi spazi a cielo aperto. Quindi come amministrazione cercheremo di dare valore al lavoro che tutte le attività economiche stanno facendo e rendere ovviamente la città più bella.